Appena uscire dalla doccia e adesso ho meno di un'ora di tempo per prepararmi. La prima di Avatar e il dress code è total blu. Non ho la più pallida idea di cosa mi metterò, ma so soltanto che voglio mettermi queste calze blu che ho comprato apposta, se no rimarranno nell'armadio a vita. Che poi non lo nego, cioè io non sono un amante del cinema, delle serie TV, ma Avatar è un film che amo. L'ho visto al cinema con i miei anni fa quando è uscito in 3D, cioè fighissimo, e poi sono andata poco fa a rivederlo quando l'hanno rifatto con Fede e alla fine del film c'è stato un piccolo spoiler su questo nuovo, La Via dell'Acqua. Quindi niente, sono troppo felice perché quando è uscito io subito volevo andare a cercare, cioè quando hanno annunciato che sarebbe uscito, subito andare a cercare biglietti, poi mi arriva il messaggio dall'agenzia: Fede, ti stanno invitando alla prima di Avatar. Io, ah, wow, ho un più uno, sì, allora porto Fede. Comunque, dato che le cose ce l'ho, cioè c'ho tipo la matita per gli occhi blu, c'ho questa palette tutta colorata, vorrei cercare di fare un make-up blu più possibile, solo che io non sono molto capace di uscire dalla mia make-up comfort zone. Ecco, tipo, questo è perfetto. Non so cosa uscirà fuori perché io non sono capace a truccarmi se non come mi trucco sempre. In questo momento vorrei tanto avere quei brillantini blu, quelli che proprio si appiccicano sugli occhi e riempirmi di brillantini azzurri, cioè blu. Però non ce li ho, quindi ci mangiamo qualcosa con la matita. Non so se dalla fotocamera rende, ma ho fatto tipo tutto un contorno. Sì, c'è cioè un contorno dell'occhio con la linea blu. Non è molto diverso da quello che faccio di solito, ma almeno è blu. Tanto, ma tanto mascara. Io la cambio tipo ogni giorno, quindi non mi chiedete quale uso perché ne provo sempre di nuovi. Come stoppa troppo male l'apparecchio che l'ho cambiato oggi, non riesco manco a parlare. Ok, l'abito è questo, sembra proprio un avatar. Volevo fare tipo una mattata e metterci le scarpe gialle. Secondo me ci stanno bene, sono al classico nero. Ora vedo. Boh, raga, secondo me non c'è ombra di dubbio. Cioè, queste gialle sono tipo 10.000 volte meglio. Però, sono per fare un lecchino. Alla fine ho trovato questo vestito qua che, boh, mi sento un po' a disagio perché c'ho la pancia gonfia che mi deve venire il ciclo, però è bello. Che con le scarpe, cioè sì, ciao, che con le calze blu fa molto avatar, solo che queste scarpe nere non c'entrano assolutamente niente, ma o ce le metto gialle o nere o rosa, quindi direi che è almeno beige su quelle nere. E niente, un bacio.